Sono un paziente, utente come professore ha detto. Non saprei come definirmi, paziente di Cagliari Ovest da circa 10 anni e soffro di un disturbo di psicosi da delirio. Non mi vergogno a dire la mia patologia perché la psichiatria possiamo dire che fa dei grandi passi e che a volte fallisce, a volte non fallisce, questo è il mio caso. Comunque leggo la testimonianza. In questo mondo nulla è mai facile e delle volte ci sono situazioni che ci opprimono e ci spingono a due possibili scelte: lottare o lasciarsi andare. Per chi ha passato qualcosa che si avvicina a quello che ho passato io risulteranno familiari le mie parole, amare e sconsolate quando parlo dei miei inizi, ma vere e sincere ancora impresse nel mio cuore. Sì, perché è difficile. È difficile accettare una malattia, soprattutto agli esordi, quando ti viene diagnosticato un mostro che vuole insidiare la tua mente e tu ti senti inerme, spaventato e solo. È difficile perché prima di raggiungere e stabilire un certo equilibrio mentale ci vogliono anni, ma se lo si accetta e ci si rende coscienti della malattia, pian piano uno spiraglio di luce filtra dalle tappelle socchiuse del proprio animo. Ed è allora che la situazione migliora, seppur col supporto terapeutico adeguato. Quegli stessi farmaci che all'inizio ritieni dei terribili avversari, che non puoi prendere perché gli effetti collaterali esistono e non sempre ci vengono somministrate le medicine che vanno bene per noi, perché la medicina, per forza di cose, non è una scienza esatta. E i medici si devono affidare più per una cosa ai tentativi e ai risultati che si palesano nelle nostre relazioni, ai trattamenti per poter finalmente capire cosa ci fa star meglio o cosa no. È difficile, ed è tutto questo ciò che a me è capitato già fin da quando ero piccolo. Nessuno riusciva veramente a capire cosa avessi per le persone, ero solo un bambino, irrequieto, difficile e problematico. Fin dai primi colloqui gli stessi psicologi sembravano essere inermi nel fronteggiare la mia situazione. Forse oggi sono stati fatti dei passi di gigante in questo campo medico, io non posso che sperarlo, perché vi assicuro che per me e anche per la mia famiglia quel periodo non fu affatto piacevole. Il peggio però venne dopo, quando mio padre si ammalò di leucemia e così si ritrovò a combattere 2 volte, al mio fianco contro il mio mostro e da solo, lui, con mia madre contro il suo. E anche grazie a lui, se ora sono pienamente consapevole di quanto è successo tempo fa, e grazie a quelle battaglie se finalmente sono riuscita ad accettare la malattia. Posso dire che oggi ci convivo e vado avanti a testa alta. Mio padre invece non ce l'ha fatta. Il suo era un mostro troppo forte per una persona sola, ma so che ha lottato strenuamente fino alla fine. Per 9 anni non si è arreso, ha continuato a lottare e mi ha fatto capire di volermi un bene dell'anima. Anche solo con un sorriso, quando quel maledetto male provava a spezzarglielo sulle labbra. Si possono dire un sacco di cose su un malato terminale, ma quello che vi posso dire di mio padre è che è stato un eroe, per il suo ostinato affetto che riusciva a dimostrarci anche nei momenti di più profonda sofferenza, ed è da lui che ho imparato a lottare. Sono fiero di lui, lo sarò sempre, come sempre mi riterrò in qualche modo responsabile delle sue sofferenze, anche se non è vero, anche se non dovessi centrare nulla. Certo, so di non poter esserne il diretto responsabile, ma mi domando e dico, forse se la mia malattia, diagnosticata come psicosi del delirio, fosse stata riconosciuta in tempo, allora mio padre non avrebbe sofferto così tanto. Non voglio giudicare nessuno, come ho già detto prima, nel mio caso in particolare furono commessi parecchi sbagli, finché non mi imbattei per fortuna coincidenza in 2 persone, 2 medici psichiatrici, di cui non dico i nomi per rispetto della privacy, che mi aiutarono parecchio ad affrontare la via come una persona normale. Signori e signore, come sto dicendo fin dall'inizio, è difficile. È certamente difficile, ma oggi sono certo di poter dire di essere fortunato, perché nonostante tutto sono una persona che semplicemente vive la sua vita giorno per giorno. Spero che con questa testimonianza vi sia stato utile a chi soffre come me, ma anche a chi cerca di aiutarci, ai medici che devono andare avanti con le loro ricerche e gli sviluppi per combattere meglio queste malattie e questi mostri.
di qualsiasi tipologia essi siano, così che esistano sempre più mezzi per aiutare persone che stanno veramente male, perché chiunque merita di poter affrontare la vita nel miglior dei modi e magari un giorno di abbattere quel mostro che è la malattia. Per quanto mi riguarda, io riesco a tenerla vaga. Sono io il padre di me stesso e le medicine sono le sue catene. Grazie.